Si comincia, ricominciamo da dove ci eravamo lasciati. Quindi abbiamo ricevuto il pagamento di Jessie e le abbiamo promesso che saremmo andati da lei. Vediamo adesso che cosa succede, perché è una cosa abbastanza cringe, se vogliamo dirla tutta. Abbastanza cringe. Tra l'altro, se poi devo ricaricarla su YouTube, sta live devo tagliarla perché comunque poi giustamente non posso caricare tutto Opera Omnia per soltanto un po' cioè, un po', vabbè, ci facciamo comunque almeno un 2 orette, volendo, perché comunque sono le 11, anche fino all'1, le 2, vediamo come finisce, quanto ci prende la storia per andare avanti, vediamo quanto riusciamo a farci prendere, ecco. Per andare avanti. Perché poi comunque bisogna vedere anche quello, no? Quanto ci gasa la storia. Madonna, che bello visivamente, ragazzi. Visivamente è stupendo. Cioè, ogni volta che mi collego, ogni volta che guardo, mi perdo, letteralmente mi perdo. Letteralmente mi perdo. A parte che mi verrebbe voglia di giocare a freccette per fare il record. Mannaggia a me che ho sbagliato quella freccia oggi. Ancora mi sto mangiando le mani. Allora, noi eravamo rimasti, dovevamo riposarci. Abbiamo parlato con Jesse, abbiamo ricevuto no la nostra ricompensa e ora ci dobbiamo riposare. Quindi riposiamoci. Perché domani è il grande giorno per gli altri, non per noi. Noi siamo. Che cosa c'è? Una lettera qua? No. Mi riposo un po', non adesso. Dormo fino a domani. Ah, vedete, c'è la possibilità di riposarsi un po' per fare magari qualche side quest. Cosa che a noi non ci interessa, perché le side quest le abbiamo fatte tutte. Quindi possiamo dormire fino a domani, tranquillamente. Se c'è Seppo urlato. Vabbè, sì. ああ。ずっといなかったね。散歩だ。ああ。そうだ。ジョニーと会ったよ。ミッドガルを出るって。ん?ああ、あいつか。クラウドはしばらくミッドガルだよね。 古い友達がピンチらしくてな。そんな時は助けるって約束したんだ。あの頃に想像していたピンチってこんなんじゃなかったな。話したいなら聞くぞ。あれ?なんか雰囲気変わった?俺か?柔らかくなったような。 変か?うん、いい感じ。これならマリンも怖がらないと思う。うん。<laughs> 帰ってきたってわかったらほっとしちゃった。はあ、すごい睡魔。いろいろ話したいけど、今夜はもう眠った方がいいみたい。ああ。おやすみなさい。 おやすみ、 ティファ。
作戦に出ようとしたら、あれがたくさん押し寄せてきて。状況は？バレットとジェシーが戦ってる。でも、いつまでもつか。合流しよう。 What the fuck? Cosa cazzo è sta cosa? Avete notato che in basso a sinistra c'era scritto menu col quadrato? Io l'ho premuto per sì e per no. Ho detto prima che succeda qualche cosa. Ho detto intanto lo premo. Poi male che vada in caso ricarico. Cioè io ero convinto che se non avessi premuto quel quadrato Cloud sarebbe morto praticamente. Perché quello spirito gli diceva dormi, non pensare a niente, dormi. Mentre io invece premendo menu mi sono svegliato tipo. Poi non so se è giusta sta cosa, l'andrò a vedere comunque poi. Però sta cosa mi ha... Madonna come mi ha triggerato. Ah, ma qua ha due materie lei. Ah no, questo è Cloud. Ah beh, allora mettiti questo. Diamole le materie. Le diamo la materia curativa, quella... Ecco, autosoccorritrice. Così ci facciamo curare. E... protettiva. Ah, anche protettiva, non è male. Ok, questo chakra. Ah, forse si poteva premere menu per quello. Perché qua non potevi premere menu. Stasi, cazzo. それじゃないんだ。倒せることは。また？急いでるのに。他の道は？うん、こっち。ここもか。もしかして私たちの邪魔してる？クラウド、こっち。 Comunque questa è un'aggiunta del remake. Nonna.
Merda. Che cos'è tipo gravità? Cioè non potevo uscire. Posso fuggire? Cioè assurdo, quando fa quell'attacco si è fottuto. Vedi, invocare non credo che ci sia bisogno ormai, perché non ha tanti HP rimasti. E infatti ormai... Jesse, stai bene? なんとか。やば。ジェシー。くそ。ああ。なんだ。ジェシー。怪我は？ <笑>無理しないで。見せ物じゃねえぞ。何だったんだあのうじゃうじゃはよ。まあこの吐きだめじゃどんな突然変異がいても不思議じゃねえ。たくマコロ。 大丈夫か? 平気って言いたいところだけど… <笑>本当嫌になる。クラウドに迷惑かけっぱなし。気にするな。 その足、大丈夫っすか? 騒ぎすぎ。全然平気。でもしばらくは安静にした方が。ダメ。無理すんな。ジェシーは留守番だ。作戦はどうするの。ビックスはもう潜入しちゃってる。今更中止にはできないでしょ。俺が頑張りゃいい。余計心配。 俺がジェシーの分まで頑張るっす。<笑>お前今から出られるよな。報酬は割り増しだ。おお任しとけ。よーし、クラウドを入れて作戦再開だ。
私の分までかき回して。ウェジ、お前はジェシーとマリンを頼む。俺は元気っすよ。二人を任せられるのはお前だけだ。よし、仕切り直しだ。ターゲットは5番マコロ。各自準備を整えて駅に集合。準備の足しにしろ。金額の文句は受け付けねえぞ。頼むぜ、ソルジャーさんよ。Strani sti dissennatori comunque, eh? Chissà come li hanno inseriti nel... Mata butai ni desobirechatta. Honban ni yoai no kana, watashi. Mata chance wa aru sa. Ah, nagusamete kureteru? Arigato. Bisognerà vedere... ティファ、力を抜こう。え？緊張してるだろ。ありがとう。よし、行こう。Allora, puoi cambiare equipaggiamento dei compagni anche quando non sono in squadra, assegnando materie e accessioni nel modo... Ok, va bene. Quindi... vabbè, ma in questo caso... Ah, ecco, Barrett, vedi? Esatto, posso equipaggiare... Anche per Barrett, quindi diamogli una materia anche a lui. Diamogli gli Actus. Lui purtroppo come equipaggiamento fa abbastanza cagare. Dovrei andare a comprare qualche equipaggiamento magari. Vediamo se c'è la possibilità di comprare. Allora, la mappa fatemi vedere. Questo cos'è? Negozio oggetti? Sì. L'armeria è questa, giusto? Sì. Armeria. Non posso mettere... Ah, ecco, vedi, meta. No, aspetta, ho sbagliato. Meta non c'entra. Non posso mettere tipo un segnale tipo della... L'hanno murata in agguato. E infatti stavo notando questo. Non posso mettere tipo un... Brutta sta cosa che non posso mettere tipo una sorta di pin per... diciamo per magari mettermi un obiettivo da raggiungere a piedi. Cioè ogni volta mi costringono ad aprire la mappa e controllare. Potevano farla sta, cioè la fanno tutti praticamente. Allora vediamo se c'è qualcosa per Barrett in realtà. No, qua non c'è. Ma che, cioè che armaiolo sei? Cioè veramente, ma che armaiolo sei che non hai. Che non hai armi? Il giaccone di Sepp, oddio. Allora, non è cambiato tantissimo dal design originale. Secondo me è un po' più stiloso, forse un po' più scicchettone, se vogliamo dirlo. Però non mi dispiace. Non è brutto, anzi, non è assolutamente male. Giubbotto antiproiettile... Beh, in realtà un'altra di questa la compro, che gliela do a Barrett. Il design... Vabbè, il design delle ali è stupendo di Sephiroth. Tu non vendi un cazzo? No.
Madonna, che brutto armaiolo comunque. Che brutto armaiolo proprio. Ah, vabbè. L'armaiolo siciliano dei bassi fondi. La devo prendere come un'offesa? Oh, strano, veramente non vendeva un cazzo. Cioè, l'armaiolo senza armi penso che sia una delle cose più brutte che abbia visto in questo remake. クラウドさん、あなたは想定以上の逸材です。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いします。Ah, vabbè, sì, dai, se vale il mitano allora va bene, dai. Mafiosazzo. Allora, c'è un'altra analitica scontata. No, ma l'analitica scontata non mi interessa. Aerea... No, niente, non ho i soldi, mi dispiace. Sono povero. Sono povero, anche nel gioco. Beh sì, qua effettivamente ci sta come sotto, cioè come basso fondo. Sì, sono d'accordo. Tu che materia hai? Fulgor ed energia. Beh, oddio. Fulgor ed energia potrebbe anche andare bene per Barrett. Solo che peccato che non ho un equipaggiamento migliore. Due sfere qua, ma... Allora, gli diamo la cosa potente. Ecco, così diventa un po' più forte. No, sto andando al reattore 5. Stiamo andando al reattore 5. Tu come materia cosa avevi? Chakra, Crio, Barriera. Ma in realtà barriera potremmo anche toglierla. Ti metto aerea, così hai un po' più di magie, volendo. Ok, ci siamo. Reaching stara sokkara ga sakusen da. Junbi wa dekiten daro na. Ah, figo. Dai il via alla missione? Sì, diamo il via alle missioni. Pix. もう始めてるのかな。早いとこ巻き返さねえとな。どうしても今日なのか。動き出したら止められねえんだよ。大勢の同志が動いてくれたんだ。爆破の予告もしちまってる。マコールを止めないと今日もやるってな。悪いのは死ぬんだ。 시렛としてろ. Cioè, l'Avalanche è sempre un po' lo stemma degli Skipknot, se ci fate caso. Come gruppo rock, tipo, tutto rockeggiante. シンナカンパニーより乗客の皆様にお伝えします。本日、アバランチと名乗る反シンナ組織によるマコーロ爆破予告声明に関わる特別警戒態勢の影響により、ダイヤが大幅に乱れての運行となっております。4番外駅には帝国より遅れての到着予定となります。 ターゲットは5番マコール。駅からは市街地の裏道を抜けて、マコール内に入っちまえば、あとは1番と同じ。マコール溜まりを目指す。ハゲ、ドカンとかましてやるぜ。ジェシーとウェッジの分まで俺らでやり遂げる。あ。
お客さん少ないね。 Beh sì, anche qualcosa dei Korn ricordano vagamente. Come, diciamo, come simbolo. Cioè come stemma, diciamo, no? クラウド。間もなく、IDスキャニングエリアを通過します。最初の関門だ。楽勝だろ。大丈夫だって分かってるんだけど。落ち着かないね。 Ora qua dovrebbe fallire il controllo, sbaglio. Tonarino Sharyo, mi te chi te moratte mi. Dan 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 dan. Scusi, simpai nanda. Doyu imida. Barretto. Sakusen no mai wa piri piri steru kara. O kyakusan tachi kowagatteru kamo. Hotte oke. Sou iwazu ni. Watashi wa daijoubu da kara. Sugu modoru. Arigato. Ma non c'è nessuno veramente sul treno. Kimi wa kore de mo yogo suru no ka? Ii meiwaku da. Avalanche nante. Ah? Bakuha yokoku de doko no eigyo sho mo daikonran de genba de wa himei ga agatteru. Dakedo atashi wa iya, shinra shain wa tadakau yo. マコロを止めたりするもんか。なんだ、文句あるか。文句だと。なの。特にない。C'era una materia, l'avete visto? Come? あんたはどっしり構えてろ Afrodice la prima cosa che è una voce di Dio. Beh, oddio. Che gran bel... No! Barrett che canticchia la fanfara. Comunque, gran bella apertura di Twitch. Oserei dire. Materia energetica, vabbè, oddio. Non è un granché. Comunque, non è vero? Signora! Non ho sentito niente. E se è per noi non ho sentito niente. Rinji ID scanning the target. No! Rinji ID scanning the target. Ahia, scansione di emergenza. <笑>後部車両より車両チェック並びに隔離準備を開始します。大変。お前ら早く来い。クラウドはそいつらお願い。任せ。 anche qui c'è la この車両は隔離されます。とにかく前の車両に。走り込まんじゃねえ。 Madonna, ho distrutto completamente. は信頼社員だ。敵だろ。敵じゃない。みんなを守りたいの。お願い。こっちは私が面倒見る。
守るから。キリがないな。手配 ID 所持者3名の隔離を確認。相当フェーズに戻ります。Avvio delle operazioni risolutive. Scelta difficile. Magica! Sotto otto se vai. Sono Pix no plan I. Che cucciolo. Vabbè, comunque l'hanno fatta molto molto story driven tra relazione Tifa Cloud, in questo remake. Dai, gioco. Ho questa impressione, penso che hanno inserito la storia d'amore, diciamo, per eccellenza tra Cloud e Tifa. Ho questo questa sensazione. E qua ci possiamo andare? Ora mi dice che non ci possiamo andare. Chissà se si può fare la stessa cosa. Oddio, vediamo se si può fare la stessa cosa di scontrarsi con i soldati come lo facevamo in Final Fantasy normale. Ma sono tutte belle qua. Tifa, Aerith, vabbè, io direi sempre Sephiroth comunque. Lo so che non è da questa parte, ma io voglio andare a vedere. Perché se la mappa mi dice che da qua ci posso andare. Cioè, voglio vedere se ci sono comunque degli easter egg del Final Fantasy normale. Perché voi sapete che chi ha visto le prime puntate della mia Perfect Run non mi ci fa andare più. Mannaggia. Anche se in realtà da qua ci si potrebbe ancora andare, eh? Guarda quanto. Oh, forse ci possiamo andare dopo, quando prendiamo Barrett. Perché vedete, la mappa là ancora me la indica. Va bene, andiamo da Barrett. Vediamo cosa succede. Secondo me ci si può andare. Però prima dobbiamo andare da Barrett. Comunque, stavo dicendo, secondo me hanno pilotato la storia d'amore Cloud e Tifa a livelli abbastanza palesi, eh. Poi non lo so se effettivamente è così. Qua c'è qualcosa, vediamo. Allora, vediamo se c'è qualcosa in sconto. Genucaz. Sempre le stesse cose per ora. Vabbè, niente di interessante. La panchina non me ne frega nulla. E infatti chilometri di camminata, madonna mia. Cioè, ma com'è che non si stanca? Sei leggerissima. Aspetta a dirlo.
aspetta a dirlo. Sei leggerissima. Oddio. Ah, è cambiata la telecamera. Come cazzo cammina, tifo? Sembrava con un palo. Yukai tsukai. Soto feizo kai kuguru to na. Ha! Shibutoi nezumi da. 3 匹目は生かしているだろうな。捕捉済みです。2匹と合流させろ。Abbiamo catturato. 了解しました。Chi Barrett? Non si può mica dire. Beh, questo è anche vero, ma Tifa può essere leggera, perché comunque è leggera, però ha una grossa responsabilità, ha un grosso peso. Oddio. Riesce a prendere le cose di petto. Cazzo, mi ha beccato. Che poi tra l'altro io voglio vedere una cosa. Se io vado su equipaggiamento e materie, giusto? Allora, in Ira, qual è che è aumentata? Ah, gli è aumentata chakra. Ah, è aumentata anche autosoccorritrice. Ottimo. Vabbè, queste non possono aumentare per ora, va bene. Allora, configurazione tattica. Io qua posso mettere... infatti, in Ira, devo selezionarla io. Ok, analisi, va bene. Lesione, ok, ci siamo. Ok, diciamo che così va più che bene. Tu invece, vediamo cos'hai qua. Tallonata, chakra. Ecco, vedi, le magie. Allora, facciamo così. Magie. Aero. E poi qua mettiamo oggetti, pozione. Magie. Fulgor. Oggetti, pozione. Così li abbiamo tutti uguali. Nell'eventualità dovessimo utilizzare un personaggio o un altro, abbiamo la stessa build, la stessa configurazione. E non ci confondiamo. Direi che è la soluzione più logica. Baretto! Tifa! Fuji datta ka? Sugu ni iku. Oh, soko ni kaidan ga an daro. Salite per quelle scale? Non ci va andare. Ze krage dama. Quali scale, scusa? Ah, là, quelle. La mappa? Ma la mappa di qua continua. E se io provo a fare il furbetto? Ora mi blocca. Ora mi blocca easy. Le scale sono più indietro. Ora mi blocca, easy. 3, 2, 1. Cioè, madonna mia. Proprio l'ho chiamato. Vabbè, andiamo su quelle scale. Che proprio l'ho chiamato. Vabbè, ci sta comunque, È un po' più realistica la cosa. Cioè, su Final Fantasy 7 praticamente potevi fare il cazzo che volevi, e se c'era una persona in pericolo di vita o quello che era, te ne sbattevi allegramente. Eh?
急ぐぞ。バレット。おお、こっちだ。adesso siamo in tre finalmente nel palco. Che canta la fanfara. Grandissimo Barrett. Qui è Plan E. Chico. Yotedori ittere a Plan E. Koizu wa eki kara mattou ni Makoro mezasu gruppo. Abbastanza stonato. Io yotei kara hazurechimatta ga nukari wa ne. Option wo junbi shite anno yo. Makoro kara chikai jun ni Plan B, C, D to na. Ikutsu aru nda? Ii made. ついてるぜ。私たちが乗ったのはメインピラーと4番街をつなぐ4番街線。今いるここは隣の5番マコール線だね。まずは線路沿いにマコール方面に進むぞ。ただし駅までは行かねえ。途中で別の道に入る。マコール近くの駅はどこもやべえくらい警戒されてるから。あっちだね。五番街の仲間が目印をつけてる。心配はいらねえ。行けるぜ、行ける。俺の勘がそう言ってるね。Io ora però。はい。クライマックスに備えて。少々前倒しで開始しております。無論最後はプレジデントのお考え通りに。ええ、お任せください。ではええ、失礼します。解析室よりデータ分析は順調とのことです。ただ被害が想定より大きく、このままでは、お前たちの仕事は何だ。過ぎたことをわめき立てることか。被害だと、それがどうした。所詮は使い捨ての駒が足りんというなら三番街からでも呼びつければいいだろう。少しは頭を使って先回りできんのか。部下が無能だと苦労する。そこでプレジデントはこうんだ。この俺様がいるからな。Ora che tutti sono col party, io oserei fare una pazzia. Non so se siete d'accordo con me. Torniamo indietro. Cazzo. Non mi ci fa andare. Allora, la nostra direzione è quella. E se io invece volessi andare di qua? Non mi interessa, io il mio spirito di esplorazione non me lo potete bloccare così. Io ci provo fino alla fine. Io ci provo, me ne frega nulla. Io voglio scontrarmi con i soldati all'infinito. Voglio che ci siano quei soldati che arrivano. Madonna. Niente, non si può fare. Basta. Mettiamoci il cuore in pace. L'esplorazione è molto più ridotta qua. Almeno in queste fasi. Poi magari avremo la possibilità di poter esplorare tutta Midgar o comunque
diverse sezioni di Midgar, però per il momento siamo story driven, quasi come Final Fantasy 13. Aspetta, ma qui c'è qualcosa, però qui c'è una porta. Forziere, medaglia Moguri, benissimo. Bisognerà vedere che cosa fanno queste medaglie Moguri. Io so che si devono scambiare, ma non ho ancora capito con chi effettivamente. Mejirushi wa Shinra no inu no e da. Kabe. Beh, io amo esplorare. Cioè, io nei Final Fantasy la prima cosa che faccio è esplorare tutta la zona, cioè, senza problemi. Vediamo come in mira. Madonna mia, è fortissimo. Inira OP. Qua cosa ci abbiamo? Forziere e ratti? Vabbè, a posto. Ciondolo stellare. Coda di Fenice. Doppia coda di Fenice. Ottimo. Ottimo. Shingo no iro, chanto mitoke o. Bix ga ue ni iru. Jessie to yaru hazu datta shigoto da kara, hitori de tekotsutteru hazu da. Hayaku itte yarane to. Soku da, kotte da. Koko de kuitomeru. Tada. Yaki. Atterushi. Bella che mi cura direttamente. Cioè, autocurante in realtà dovrei darla praticamente a tutti. Autocurante in realtà dovrei darla a tutti praticamente, perché così mi curano sempre e comunque. Non ce l'ho un'altra autocurante? Cioè autosoccorritrice, no, non ce l'ho. Vabbè, niente, peccato. Peccato che non ci siano neanche i Gambit come su Final Fantasy XII, o magari un sistema simile ai Gambit. E altro forziere. Un'ampolla di etere. Qua non c'è nulla. Madonna, mi sono trascinato di tutte cose. Va bene, direi che come esplorazione per il momento non è neanche male. Vabbè, sicuramente, anche se provo ad andare avanti. Scemo io che ci provo ancora. Koitsu
の花に頼る。スタンプの花が向いてる方が行くべき道。目印の通りに進もう。Quindi devo seguire il cane? Cioè il naso del cane? あんたは下がれ。どうだ？沈め！切り崩す。よっしゃ、終わりだ！終わりだ！Comunque le ambientazioni anche della stazione stessa, che sembra stupida, è bellissima. Creton naga no monster wa mako no eikyou de yabai kore da. Mako no sei. Shinra no sei da. Ah? Anta no sekai wa tanjun de ii. Kinitta ga. Ja kochi koi yo. Shiage no kowari da. Tifa sale a livello 14. Ma vediamo come si stanno, come l'espansione delle armi. Ecco, Barrett ad esempio Barrett stava rimanendo indietro, per esempio. Qua ho sbloccato tutto? No, qua ancora non ho sbloccato tutto. Però li sblocca. Cioè, li sta sbloccando lo stesso. O sbaglio? Io ancora non ho capito se li sblocca lo stesso anche se non ho l'arma equipaggiata oppure no. Non l'ho capita bene sta cosa. Sopra la ragnatela hai slow. Che figata. Fatta benissimo anche la ragnatela, tipo che la strappa. Poi sembra una coperta da come, da quanto è dura. Aspettate, vabbè. Meglio sono partiti alla sala. Oddio, ma là ce n'è uno grosso. Ha! Hit! Hit! Hit!
No, scusa, non ce l'hai l'invocazione? Ma forse non mi bastano... Forse non mi bastano gli MP. Va bene, Barret, invoca tu, dai. Poi tra l'altro ho poison. Questi sono tipo dei boss, sarebbero? Cioè sono tipo dei mini boss? Non ce l'abbiamo. Oh, Bio c'è. Una la prendiamo. Riposiamoci un attimo. Così recuperiamo senza sprecare pozioni e roba varia. Tre code di finito. Beh, non credo che ci sia tanto. Non credo che ci sia tanto bisogno del cane che ti indica la strada, visto che comunque non puoi andare da altre parti. Ah, bruciato. Ancora io. Questo è forte. Bello resistente. Aia, si è battuto sul microfono.
Facciamo attenzione a non perdere forzieri, non perdere nulla. E di qua? Mi ci fai andare? No. Ti faccio la finta, vediamo. Va bene. アバランチの戦闘データは十分な量が取れたと報告が。何度も同じことを言わせるな。報告が聞いて何になる。それは部隊との戦争を忘れたか。敵を侮れば傷つくのは神羅の命令だ。歯向かう者は徹底的に完膚なきまでに叩く。 それが神羅のやり方ではないのかね。ですが、貴様はここの連中と一緒に仲良く職を失いたいらしいな。イーク核にある大型実験機を起動させます。手配を急げ。 これでまた俺様の功績が増えそうだな。 Quindi sai che cosa c'è? Attivazione del prototipo, eh? Ah, vedi, ora mi ci fa andare, vabbè, però per storia, cioè non posso esplorare più. Cioè, se io tipo me ne volessi andare di qua, ad esempio, giusto? Allora, a parte che lì c'è una stanza dove dobbiamo entrare. Occhio al naso. Il naso indica di qua. E io me ne vado a destra. Easy. Vado proprio nell'esatto opposto di quello che dice il cagnolino. Proprio facile, facile. Tela di cuoio, attenzione. Equipaggiamento nuovo. Bene, bene, bene. Peccato che sono sempre due. Immuni a veleno, questo sarebbe carino. Diamo una materia in più. Questa cosa è triata, ok, così lui può curare anche gli status negativi. Visto che comunque abbiamo visto che ci sono mostri che comunque danno veleno, ne approfittiamo. E vado dove spuntare. E voi? Non ci siamo. Vediamo se mi bloccano di nuovo. E qui si va alla stazione. Porca. Vabbè. Niente, ragazzi. Noi ci proveremo fino alla fine. Non vi preoccupate. Io ci proverò fino alla fine. Non mi scoraggio. Ci sarà una volta dove mi faranno andare dove dico io. Quindi noi andremo avanti per la nostra strada. Non vi preoccupate. Non è un problema. スタンプは悪くねえよ。あれを中堅だ。犬の鏡だと持ち上げんのが気持ち悪くてしょうがねえ。スタンプかわいそう。進んでも進んでも壁で。壊せばいい。バレットと同じこと言ってる。取り消す。何が不満だよ。ラデット&バレット。ベネ、リリロト。
こっちだ。Allora, là ci sono gli artiglieri. Ciao Crystal, buonasera. Allora, dobbiamo farli fuori tutti, ha detto. Aspetta, però qui c'è una porta che si può aprire. Vediamo cosa c'è qui dentro. Recupero PM, pozione, vabbè, niente di interessante. Sta prudendo il naso. Allora, vediamo la mappa. Vabbè. Lancia missili, what the fuck? Oddio. Scommetto questi lanciamissili. Devo portare le magie. Madonna, non mi stanno disintegrando. Ale. Prima devo fare fuori questi, perché questi sono infami. Un po' lenta la cura comunque. Mi posso dirlo? Cioè, vi offendete? Il piano è perfetto. Ancora non l'hanno capito che li stanno praticamente spiando. Qui ci si può riposare. C'è anche un host. Materia galvanica, aspetta. Ce l'abbiamo noi già. Aspetta, qual era? Infatti, galvanica e tuono, ma... Ma era gialla o sbaglio? Invece ora è verde. Non era una materia gialla, perché adesso è verde? Allora, qua dobbiamo comprare la host. Poi, gran pozioni scontate, ether scontato e coda di fenice scontata. Balliamo con la host di sottofondo. Basta. Abbiamo ballato abbastanza. Oddio. Ah, questo è ancora veterano. Gli infami veterani. Ok.
でも来い。こっちか。よっ。ここまで。ここで仕掛け。この調子でいく。Madonna mia, lo disintegrare. Nuovo livello arma. Aspettate, vediamo se ha imparato con la Buster Sword. Espansione delle armi. Allora, qua ho sbloccato tutto. Certo, perché giustamente io ho messo come offensivo. Alloggiamento delle materie aggiuntivo. No, ma mi sa che comunque cresce una sola arma alla volta. Quindi io sto facendo crescere la spada potence. Invece qua ne ha 5. Ok. Ok. Adesso possiamo capire se crescono entrambe. Perché se al prossimo livello i punti scalano da entrambi, vuol dire che stanno funzionando entrambi. Cioè nel senso che si stanno potenziando entrambi. Altrimenti no. Ok, perfetto, abbiamo la prova del 9. Al prossimo level up abbiamo la prova del 9. Non c'è niente da prendere qua, giusto? No. Andiamo avanti. Che bioi, ne? Bioda da. Zona X, addirittura. Perché ho... Sento puzza di boss fight. Sento puzza di boss fight. Medaglia Moguri, bello. Sento una puzza di boss fight. Sento una puzza di boss fight che... Madonna mia. Non potete avere idea della puzza... Qua, oh, sto coso si sveglia. E ci inizia ad attaccare. Qua, l'ho detto. Andarelo. Allora, boss fight. Prevedibilissimo comunque. Allora, analisi. Vulnerabilità e alterazioni efficaci. Resistenza parziale. Immunità, ovviamente. Però è debole al fulmine. Si trema molto facilmente quando viene mutilato. Quindi gli dobbiamo spezzare le gambe. Allora, Barrett aveva la magia fulmine. Allora, conserviamoci le magie. Allora, dov'è? Tifa. Arte segreta. Allora, Barrett. Questa è decisamente una boss fight. Si vede. Si vede.
si vede, ma comunque sì, ci sta una boss fight adesso. Godetevi Ifrit, ragazzi, è bellissimo Ifrit. È troppo bello. Fatta belle però comunque ste fasi dove si vede il boss che cambia fase, bellissimo, mi piace veramente tanto. Elettrificazione, oddio, scappa, c'è il Nemesis. Buona, le summon sono fenomenali. Difendere, cioè nel momento che mi inizia a sparare. Guardalo! Cioè mi punta e non riesco a bloccarlo. Trepa,
Mi prende lo stesso. Dai, concludiamo in bellezza con la limit. Concludiamo con la limit. Madonna. Nocche metalliche. Quindi questo è per Tifa. Servirebbe Zacco a fare da tank. Effettivamente. Effettivamente sì. Si piazza lì davanti. Però è bella la boss fight che si evolve, no? Cioè l'avete visto che ogni tot di HP c'era il filmato dove si vedeva che la boss si evolveva proprio. Belle queste scene. Belle veramente queste scene. Non è andata come volevi, eh? Point E no kashiki wa zenmetsu desu. Presidente desu. Il presidente. Guarda gli smartphone. Hai. Hai. Quello sembra un Samsung Galaxy S12, tipo. Mushiro, omoshiroi data ga toresou deshite. Hai, shōchi shite orimasu. Nezumi no ikisaki wa wakatte oru. Seibi furyō de nai to iiharu nara, shikyū jōchi no genin o sagure. Maniawa nakereba, zensen ni okutte sono mi de kansoku saseru. Sou kowagaru na. Ore sama wa yasashii zo. Yūnō na buka ni wa na. Questa risata lui ce l'aveva anche nel Final Fantasy. Mamma mia, che rideva così. Come se non ci fosse un domani. Ma si può tornare indietro, no, vero? No. Peccato, non si può tornare indietro. Allora, dobbiamo cambiare l'equipaggiamento a Tifa. Che abbiamo preso le nocche nuove. Vediamo se possiamo modificare ora. Yes. Nocche metalliche. Potenza fisica. Ah, però giustamente la maestria. Porca miseria. Devo sbloccare le maestrie qua. Non posso utilizzare sempre solo Cloud. Il gioco giustamente vuole che tu comunque utilizzi tutti i personaggi. Certo, effettivamente io l'ho utilizzati pochi gli altri personaggi. Li ho utilizzati molto pochi. Cioè, molto poco. Quindi giustamente è normale che non abbia sbloccato tutte le mastery, se così si può dire. Cioè, non ho fatto non ho fatto le armi Max Limit Break, per chi capisce il termine di Opera Omnia. E diciamo che da un lato è un male, sì, perché
se tu vuoi utilizzare, diciamo, tutti gli attacchi di tutte le armi, devi completare le mastery. Cioè, bisogna completarle le mastery. Sia di Barrett, che non ho fatto nulla praticamente. Sì che comunque non è difficile guadagnare la mastery in realtà, perché con un paio di attacchi la si guadagna. Non è difficile, quindi se adesso mi ci metto sotto un attimo, le facciamo subito le mastery. Ora facciamo quelle di Tifa. Ora ci impegniamo, facciamo un attimo quelle di Tifa, così poi gli possiamo cambiare l'equipaggiamento, glielo rendiamo più forte. Ok, questa è una cosa che effettivamente non avevo attenzionato. Non avevo assolutamente attenzionato il fattore delle mastery anche nelle altre armi, non solo in quelle di Cloud. È una cosa importante questa, molto importante, soprattutto se vogliamo fare un gameplay fatto bene, completando tutte le mastery o comunque cercando di completare tutte le mastery, perché è pur sempre una blind run del remake. Va bene che conosco Final Fantasy VII, ma stiamo parlando in questo caso del remake, quindi non è la stessa cosa. Non è assolutamente la stessa cosa. Lo so, anche a me preferisco Cloud come stile di gioco, però se vogliamo fare le cose fatte bene, che vogliamo essere professionisti, professionali, dobbiamo fare tutto, dobbiamo completare tutto. È giusto che sia così. Vabbè, utilizziamo Tifa per un po', dai, non è un problema. Poi Barrett, appena troviamo l'arma nuova, facciamo lo stesso discorso, facciamo lo stesso discorso di prendere le mastery. Tanto se funziona come funzionano quelle di Cloud non ci stiamo molto. Tra l'altro abbiamo fatto già due tallonate e già siamo al 40%, quindi bastano un paio di volte che facciamo gli attacchi e le abbiamo le mastery. Quindi non è un problema quello, ragazzi, non è un problema, le facciamo subito. Esatto, dobbiamo essere professionisti, professionali, professionalizzati e professionalizzamente parlando. Professionalmente, anzi. Vabbè, già sto partendo col delirio notturno. Plan E no tsugi wa F G H te na. Suzuki ga atta no ka? F wa kono kukaku no namae. G を抜けて H まで向かう。 H にあるリフトで魔鉱炉の近くまで行けるの。 No, ma figurati, anche a me piace scherzare. Non starei qui a fare il buffone se non mi piacesse scherzare. Ikuzo. Shinra ni awa fukasete iru. Va bene, allora c'è qualcosa che devo prendere qui? Allora lì posso riposare, ma non credo che ci sia bisogno di riposare. Cioè abbiamo tutti gli HP, no? Vediamo. Sì, ok, siamo full, quindi riposare no. Vediamo se c'è qualcosa in sconto. No, non c'è Nukaz, però aspetta. Controlliamo sempre magari armi. Ecco, vedete, tutela di cuoio. Ce n'è una sola però. Va bene, quando la compro? Ah no, si può comprare un'altra? Eh sì, la compriamo, ragazzi. Spendo tutto, ma ne vale la pena. Ne vale la pena. Sono degli ottimi equipaggiamenti questi. Hanno doppio slot materia. E tra l'altro aumentano anche molto la difesa. Difesa fisica, ovviamente. Vitale, no, PM massimi. Pollale un bacio a Cloud. Sì, sono siciliano. Beh, penso che si senta dall'accento molto, molto pesante che ho. Purtroppo si sente il mio accento. Potrei dare... no, ardente... No, preferisco aero.
Decisamente preferisco aereo. Comunque Barrett è meuso vero, eh? Cioè nel senso bello, bello grezzo, come piace a noi. C'è effettivamente un po' di carenza per quanto riguarda i soldi anche nel gioco. Cioè proprio sono povero da tutte le parti. Sono letteralmente povero da tutte le parti, nel gioco, nella vita, ovunque. Su Opera Omnia, c'è proprio una povertà continua. Origini di Gela, beh, io sono di Catania, quindi conosco Gela. Ci sono anche stato qualche volta a Gela. Quando ero più piccolo, però, ora ormai... Meusissimo. Meusissimo. Noi qua a Catania lo diciamo meusissimo. Less. Cosa c'è qua? Casse? Qui c'è qualcosa? Dai, dammi qualche bel forziere. Dove mi fai vedere che ho sprecato i soldi. Dandomi un'altra protezione di questa che ho appena comprato. No. Ok, tre pozioni. Qua c'è una leva? Ma la posso usare? Light o switch qua. Ho capito, ma non la posso utilizzare? Peccato. Oh, magari spegnevo il faro, tenevo tutti al buio. Cioè, guarda come partono poi. あの扉使ってないのかな。てかこの通路自体使ってる奴がいるとは思えねえ。これじゃ点検もできないよね。 Vai Cloud. Best vista ever. 動くかな? Ecco perché c'era la cosa del faro. Moscaste Slam no Taiyo? Slam o Teras Light no Koto so yonderu no? Soitsu o keseba tobira ga hiraku tte wake ga? Demo Taiyo ga kietara komaru yo ne? 4 gai no hito tachi. Makoro bukkuwashitara dochi ni shitatte kiechimau. Sou datta ne. Modoruzo. Ecco, adesso capisco dove devo spegnere il faro. Sì, il doppio d'ore di Cloud non è male, però io ormai sono innamorato dei doppiatori giapponesi. L'unico doppiatore americano che proprio mi fa impazzire era il vecchio doppiatore di Sephiroth, George Newbern. Lui come doppiatore. Cioè, lui come doppiatore penso che sia uno dei migliori del cast di Final Fantasy. Ma non perché è doppia Sephiroth, ma proprio la sua voce ha una profondità. Cioè, quando lo senti parlare. Brividi. Brividi. Corridoi finali. È vero, tutti i corridoi. Corridoi, sentieri, cioè. Beh, oddio, i combattimenti ci sono, però forse con gli incontri casuali ne facevi di più. Ti consiglio, ascoltalo, si chiama George Newbern. Kono mayu.
ti posso assicurare che è tanta roba, se per esempio guardi Advent Children, il doppiatore di Sephiroth è lui, è George Newbern. È lui il doppiatore, George Newbern. Madonna, io ogni volta che vedo la scena, allora, io ogni volta che vedo la scena di Sephiroth che riprende forma e si guarda con Cloud mentre lo sta colpendo e lui gli dice la frase "Good to see you, Cloud". Come lo dice lui? No, cioè io no, ve la devo fare sentire un attimo. No, ve la devo fare sentire. Tra l'altro ce l'ho salvata, quindi non perdiamo neanche tanto tempo, perché ce l'ho salvata. Good to see you, Cloud. Non so se l'avete sentito, ve lo faccio risentire. Aspetta, me lo sento anch'io. Basta. Non devo aggiungere altro. Cioè, solo sta scena. Ah, devo utilizzare Tifo. Utilizzando tallonata sblocchiamo la mastery con tallonata. Vediamo a quanto siamo arrivati già. Vedete, già siamo al 60% per esempio. Vedete? Cioè non perdiamo troppo tempo. Fortunatamente. Cioè l'importante è che facciamo sempre l'attacco tallonata. Esatto, Kadaige, bravissima. Esatto. Che prende poi. Cioè che poi Sephiroth prende forma da lui. Dato che ha le stesse cellule impiantate. Torna Sephiroth. È la prima scena quando si incontrano. È questo. C'è proprio la frase "Good to see you, Cloud". Là ti sciogli. Maschio, femmina che tu sia, non reggi. Lì non reggi. Non reggi proprio. Carino. Non mi ha fatto impazzire Kadaige. Cioè il trio degli scagnozzi dei gemelli di Sephiroth in realtà non mi ha fatto impazzire su Advent Children. Cioè li ho trovati abbastanza vuoti. Ecco, forse il termine giusto è vuoti. Perché comunque loro stessi cercavano di somigliare a Sephiroth e non avevano una vera identità. Non hanno mai avuto un'identità, fondamentalmente. Erano sempre alla ricerca di Genova, anche loro, Sephiroth, tutto quel casino. Non hanno mai avuto una vera e propria identità. Forse Kadaige è l'unico che effettivamente aspira a qualcosa di più. Aspira ad essere qualcosa di più. Ma... però diciamo che il resto come personaggi non mi hanno fatto impazzire. Senza togliere che comunque esteticamente sono fighissimi. Cioè su quello penso che siamo tutti d'accordo. Io
abilità tallonata appresa. Perfetto. E non ci stiamo assai. Fortunatamente è rapido. L'apprendimento delle materie, cioè della materia, degli attacchi, cioè delle masterie è semplice. Ok, possiamo imparare anche quelle di Barrett mentre che ci siamo adesso. Così ci leviamo il pensiero. Ok, nocche metalliche. Trasferiamo le materie. Easy. Dov'è la madre? Ma io invece il trio di Advent Children lo vorrei direttamente su Opera Omnia. Quando va da Rufus, intendi? Dal tipo sulla sedia a rotelle, da Rufus, che sarebbe poi il presidente Shinra. Ma io invece spero che ci siano i DLC che prendono Crisis Core, Bridge of Cerberus e magari qualche contenuto su Sephiroth. Che poi, ragazzi, detta tutta, sapete io cosa penso? Io l'ho già detto, però magari lo ripeto per chi magari non c'era o chi non mi ha conosciuto prima. Voi immaginatevi il ricordo di Cloud con Sephiroth a Nibelheim. Cioè, Sephiroth in parti e chissà, magari può essere giocabile. Cioè, voi ve lo immaginate Sephiroth giocabile? Cosa vuol dire per me? Ma non ci voglio pensare. Non ci voglio pensare. Io non ci voglio pensare. Cioè, nella città di Calm, quando Cloud comincia a raccontare la storia sua e di Sephiroth a Nibelheim, potrebbe esserci Sephiroth giocabile. Io impazzisco. Sto impazzendo. Io la impazzisco. Io mi faccio tutto il gioco lì, non vado avanti. Non vado avanti proprio completamente, resto lì fermo, fisso. Arrivo al livello 99 lì. Io resto lì, proprio non mi muovo. Arrivo al livello 99 fisso, gioco lì, faccio solo quella parte all'infinito. Tipo vado avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. A parte che con Seppo shotti qualsiasi cosa, ma poi tu te lo immagini a vederlo lui con la Masamune, fatto in stile Final Fantasy Remake, tutto bello, figo. Ma di che stiamo parlando? Ma no, non ci voglio pensare, io mi devo fermare un attimo, ragazzi, io non devo viaggiare con la testa. Devo restare qui, sul pianeta Terra. Devo restare qui perché veramente potrei impazzire. Potrei letteralmente impazzire, spasciare tutto. Ima dono hen da korea? Watashi tachi no mezasu makoro wa Eichi no saki. Ah. Demo koko made wa Eichi ni tsunagatteru michi nakatta yo ne? Ma aruki matte ne sono uchi. Anta hitori de yatte kure. Bravo, tu vai nella scoperta. Allora, con Barrett dobbiamo fare la cosa stremante per prendere la mastery. Arriverà Sephiroth e ci salverà tutti. Sephiroth ci salverà tutti. Sephiroth è il nostro salvatore. Oddio, Slip? Sentite come russa!
fa? Avete sentito Bart come russava? Fenomenale! Fenomenale! Fenomenale sta cosa! A parte che poi vabbè russava come un orso praticamente, stavo dormendo come un lupo. Ma fighissima sta cosa! Chissà Cloud se è russa. O se Tifa russa. Tipo con la bocca aperta. Tipo così pure lei. Che figata sta cosa. Il russare addirittura. Mite? Ano pipe no ue noboreru kamo. State ike sou da na. Maji. Bellissimo. No, peccato. Vabbè, comunque ti sei perso, forse meglio che tu non abbia sentito. Praticamente hanno lanciato Sleep su Barrett e ha cominciato a russare tipo così. Tipo che stava impazzendo. Nanka sugi fan no oto ga. Oji kezuita ka? Dare ga? Teme no hozoku karada ga fukitobasaranai ka tte kotte. Mo, issoideru ndesho? Barrett e Cloud comunque sono una coppia stupenda. Sembrano dei fidanzatini. Ma se io faccio così si può guardare sotto Tifa, no vero? Così, vediamo. No. Vediamo. Oh, oddio. No. Non si vede benissimo. Peccato. No, ma bellissimo. Barrett che russa è stupendo. Barrett che russa è stupendo. Aspetta, ma se... Oddio. No, Cloud, levati. Ho visto uno squarcio, ho visto. Nantoka watarikitta ne. Di gluteo. Ma questo è uno squarcio di gluteo. O quello che sembrava essere uno squarcio. Voglio pensare che sia uno squarcio di gluteo. Ma cazzo sono arrivati là sotto tutte le volte? What the fuck? Il turbo hanno adesso. Vediamo a quanto siamo con la mastery di Barrett. 50%. Ah, bonus maestria strema un nemico. Cazzo. Questo è difficile. Questo è difficile perché devo stremarlo. Quindi devo aspettare, non posso farlo, non posso spammarlo così a caso. Ecco perché non mi aumentava la mastery. Ok, ho capito. Mo meno mai ga echi. Diciamo la bassa voce lo squarcio della gonna di Tifa. Ci dissociamo comunque, no? Noi qualsiasi cosa succeda ci dissociamo. Macigai ne. Koitsu ga Bigs no itteta main lift da. Aitsu mo kono saki de matteru ze. Denryoku kyokyu ga fusoku shite imasu. Di nuovo. Mata ka yo. Light 3 bun hitsuyou da na. Sonna ni? この辺りの全部ってこと？こうなりゃ片っ端だ。迷ったらここに戻ってこよう。H1 の番号が目印。ああ。こっから一番近いライトっつうと。あれだな。Quindi dobbiamo spegnere tutti e tre i fari。暗いスラムを見守る明かりは、Madonna che palle。未来までも照らす道しるべであり、太陽なのです。なんだそれ。スラムの太陽の宣伝文句。プレジデントが演説してた。電力供給が不足しています。神羅に照らされる未来なんだ。まずはライトを消さないとだね。真っ暗に決まってる。C'è qualcosa scontata qua?
A parte che poi sono povero come... Sono povero come non so che cosa. Come me. Fondamentalmente sono povero come me. Certo, ora però ci sono le... Cioè la corrente è attiva, quindi le torrette sono attive. O no? Mi sento rumori strani comunque. Sento molti rumori strani. No, Barrett fuori combattimento. Dai, come cazzo non l'ho fatto fuori? Ah, l'ho stremato. Madonna Barrett. Magia, va. Abilità dell'arma appresa, perfetto. Ok. È giusto approfittarne ora, perché comunque i nemici sono anche più deboli, quindi magari riesco ad approfittarne adesso. Ok, perfetto. Fuori uno. Power on. Mi sembrava strano. Allora, di qua invece cosa c'è? Nulla. Bravo Barrett. Ah, ecco, ora posso spostarla. Ah, ecco dove devo aprire la, il passaggio. Perfetto. Ma posso portarla anche dall'altro lato però. Ah, aspetta. Sicuramente ci sarà qualcosa dall'altro lato. Ciao Abby. Ci vediamo domani in caso. Ma sicuramente c'è qualcosa da prendere, qualche forziere, sicuro.
Chapeau. Prevedibilissimo. Prevedibilissimo, lo immaginavo che avrei trovato qualcosa. Ci sono altre torrette. Allora, configurazione tattica Tifa, al posto di tallonata io adesso abbiamo implosione, quindi sfruttiamo l'implosione, così la impariamo, visto che tanto devo impararla, così ci portiamo avanti. Così ci portiamo avanti per dopo, che impariamo le tecniche. No, mi è mancata la voce per un nanosecondo. Allora aspetta, lì c'è il faro. Qui non ci possiamo andare. Qui c'è il secondo faro. Switchi. Ah, in posizione. Sì, vabbè, io già sto dormendo. Non ci vedo a 10 metri. Non ci vedo a 10 metri. Implosione ho letto. Perché ormai voglio finire questa parte. Poi dopodiché magari stacchiamo, ma prima voglio finire questa parte. No, aspetta, ora la voglio leggere bene. voglio leggerla bene. In posizione. ho letto implosione. Che cazzo ho letto? Non lo so neanche io che cosa ho letto. Oh Gesù. Là c'è una materia. C'è una materia lì. Tra l'altro è una materia. È una materia viola. Potrebbe essere. No, aspetta, copia tecniche, no, il copia tecniche era gialla. Che cazzo può essere? Forse MP up, PV up, una cosa del genere. Una cosa del genere. Oh no. Ma io voglio quella materia. Ah, forse con il ponte. Perché la vedi? C'è il ponte. Forse muovendolo verso il basso. Perché là c'è il comando. Quindi muovendolo dall'alto verso il basso, forse mi va ai piedi e la posso raccogliere. Ok, ok. Penso che molto probabilmente si faccia così. Sto attacco comunque. La materia che insegna a saltare, magari sarebbe fighissimo.
Certo, se ti servono materie per saltare. È che forse con le macchine non funziona in posizione. Vediamo. Sfera una sequenza di attacchi base. Ah no, funziona, 30%. Easy proprio. Easy peasy. Ottimo. Ottimo, ottimo. Qua c'è qualcosa? No, questo è quello che abbiamo già spento. Ma qua non siamo. Oddio, non siamo dove eravamo prima. Qua siamo dove eravamo prima. Aspetta, però la freccia mi dice su. Ah, quindi forse devo andare di qua e prendere una diramazione diversa. Ha preso. Così già siamo pronti per la prossima arma di Tifa. Così già siamo a posto. Allora, può essere che effettivamente debba prendere un'altra diramazione adesso. Ah no, ma io devo andare di qua. Allora giusto stavo andando. Oddio, aspetta. Ma ora qua? Che noi siamo andati dall'altro lato. Non ho come richiamare. Aspetta. Ah, perché da qua guarda. Cioè da qua praticamente devo andare di qua e poi dovevo girare da quell'altro. Madonna che cazzata. Mi sono perso in un bicchiere d'acqua proprio. Porco Giuda. Proprio mi sono perso in un bicchiere d'acqua senza neanche rendermene conto. Aspetta. Ecco, di qua dobbiamo andare di qua. Aspetta, no, dov'era? Questo è il livello superiore. Livello intermedio, quindi dobbiamo scendere. Quindi da qua scendiamo. Passiamo di qua. Ma vatte, modotte kita mitai. Saigo no light wa.
Ora funziona. Esatto. Passiamo dall'altro lato. Ok. Ok. Perfetto. Tra l'altro dobbiamo prendere anche quella materia. Non dimentichiamocene perché mi incazzo come una scimmia. Allora, prima forziere. Medaglia Moguri. Addirittura dentro il forziere. Mi fai questi scam? Qua non c'è niente, giusto? No. Ok, noi controlliamo prima, evitiamo problemi. Che cazzo fai? Wow, ma che... Raito made no kakehashi. しっかりつなげろよ. Vedi, c'è sia orizzontale che verticale. Ma questa non è però la... Non è qua la materia però. Aspetta. No, forse era nell'altra la materia? Sì, qua non c'è nulla. Sì, può essere che era nell'altra piattaforma la materia. È lì, è in quella lì. Ok, vabbè, sicuramente ci si può andare dopo. Almeno spero. Maledetto Cloud. Ma come è volato? Ma come cazzo è volato? Ma non è volato? Allora, ultimo faro. Madonna mia. Forzierozzo, immaginavo. Bracciale magico. Questo sicuramente a Aerith glielo do easy. Ok, tre fari spenti. これで3つ目。メインリフト動かせるようになったかな?多分だ。よし。H1エリアまで戻るぞ。ジェシーの怪我大丈夫かな?あいつらの分まで死ぬ。Adesso dobbiamo studiare come prendere la materia da quella piattaforma. Soprattutto dobbiamo vedere da come ci si arriva. Ecco, ok. No, stai zitta. Prima della zona. Sì,
Cazzo, non posso invocare? Perché non posso invocare? Posso... Vabbè, ma il cactus, che cazzo è un po' col cactus? Che tra poco, madonna di Dio. Madonna, con un colpo quanto cazzo mi ha tolto. Una facciamola fuori subito. Ah, tutti e due l'ho fatto fuori. Motto pega atta hazu. Ma faccelo cazzo. Ora vediamo se come penso io. Immaginavo, bravo, perfetto. Una materia arcana? Che cazzo è la materia arcana? Ah, PM massimi, l'avevo detto. Ciao Alessandro, alla prossima. L'avevo detto, o PV in più o PM in più. Easy. Ok, mettiamo energetico al posto di questa, che penso che sia meglio. Però aspetta, mentre che ci sono, questa sicuramente mi farà andare dall'altro lato. O sbaglio? Cioè, vale lo stesso, no? Dove mi porta? Materia elementale! Cazzo, questa è ottima. Questa è quella che mi fa fare gli attacchi elementali a tutti.
No, aspetta, elementale è quella. No, è quella che dà l'attributo all'arma o la difesa all'armatura. Ok, no, l'ho confusa con Omni. L'ho confusa con Omni. Quindi se io tecnicamente faccio così e metto elementale, armi, danni elementali, protezioni, resistenze elementali, esatto. E oddio, questa potrebbe essere forse più utile come protezione che come... però non, nella protezione non c'ho lo slot collegato. In realtà non conviene tantissimo l'elemento nell'arma, perché comunque qua ci sono molti avversari che non hanno una vera e propria debolezza. Forse col tuono. Ora come ora mi converrebbe molto col tuono, se devo essere onesto. Però magari le mettiamo a Tifa. Anzi no, per ora lasciamo perdere. Comunque figo, la materia elementale addirittura. Va bene, la materia elementale ci sta. Ok, penso che ora possiamo tornare veramente indietro. Così concludiamo sta zona e per oggi finiamo. Poi ci vediamo domani. Penso che poi domani, possibilmente di pomeriggio dopo pranzo, penso che possa farmi un bel pomeriggio tutto completo. Molto probabilmente. Però se poi streamo tutto il pomeriggio, possibilmente la sera non faccio nulla. O se faccio la sera faccio solo Final Fantasy VII Remake ormai. Anche perché non c'è altro da fare fondamentalmente. Cioè dovrei lavorare i video su YouTube, ok, ma quelli lo posso fare anche nel weekend, che sono magari un po' più libero. No, aspetta, ho sbagliato. Mappa, fammi vedere. Ok, allora andiamoci a riposare prima. Andiamoci a riposare. Tra l'altro che ore si sono fatte? Ok, 1:30, quindi diciamo che come orario sono giusto in base a quello che volevo fare oggi. Ok, completiamo sta zona ormai e poi ci salutiamo. Non penso che stiamo scordando qualcosa. Abbiamo preso tutto. O meno tutto quello che c'era da prendere l'abbiamo preso. Quale materia? Scusa, quale materia è caduta giù? Scusami. Grande Barrett. Allora aspetta, noi da qui è da dove siamo arrivati, se non sbaglio, giusto? Sì, qui è da dove siamo arrivati. Perché poi da qua abbiamo cominciato il dungeon. Cioè questo sorto di dungeon. Insomma, qual è questa materia che è caduta?
mi fate venire i pallini in testa. Ah no, aspetta, noi siamo venuti da qua, cioè dalle ventole, quindi siamo scesi, siamo venuti di qua, e allora di qua non ci siamo andati. Da qui non ci siamo andati. No, minchia, ora devo trovare sta materia io. Ora mi scatta l'ignoranza. Tra l'altro qui c'è una host da recuperare. Ah, abbiamo sospeso le ventole. Tomato? Nani shiten da oi? Cioè tu mi stai dicendo che io devo affrontare... Sì, va bene. E tu mi stai dicendo che devo affrontarle tutti entro un minuto? In tempo, dai. Ah. Oh, però ce l'abbiamo fatta, dai. Vediamo, forse adesso funziona. Ho il sospetto che debba rifare tutto da capo se premo di nuovo qua. Ho questo maledetto sospetto. Ah no, però stavolta sono quelli piccoli. No, forse ce la facciamo stavolta. Dai, veloce. Ah, perfetto. Ce l'abbiamo fatta stavolta. Ora prima controlliamo qua. Esatto. Gran pozione. Certo, ci vuole anche un po' di senso dell'orientamento, eh? Materia, invocazione, chi è? Chokan materia ga. Choko Moguri? Ma... Ah, forse è quello grosso. Ok, mi sa che era questa la materia che mi diceva Barrett che avevamo lasciato indietro. Perché altre materie non ne abbiamo viste in giro. Anche se la descrizione, la materia che è caduta, cioè oddio, non è che è caduta la materia. Era lì. Ok. Penso che sia questa comunque la materia. E non dobbiamo prendere nient'altro. Giusto, Barrett?
Perché noi da qua giustamente non ci potevamo andare senza energia. Adesso che c'era l'energia ci potevamo andare. Abbiamo preso tutto. Perfetto. Ok, io penso che magari il reattore ce lo facciamo domani. Perché comunque qua mi sa che ancora la cosa è lunga. Che comunque qua ancora la cosa è lunga, cioè che dobbiamo andare al reattore, dobbiamo farlo saltare in aria, dobbiamo scappare, eccetera, eccetera. Mi sa che è meglio se ce la facciamo domani questa parte, con calma. Nuovo aggiornamento per materie? Ah, ho sbloccato uno slot per le materie. Così adesso abbiamo i danni elementali con le armi. Per qui abbiamo Ifrit. Ah, vedi, questo è... Ah, il Choco Moguri. Il Chocobo col Moguri. Che figata. Che figata. Ok. Poi Barret, va bene. Così invece abbiamo i danni elementali. Vediamo come si vede la spada, se cambia tipo qualcosa, se c'è... Non c'è niente come... Tipo scariche elettriche. Forse si vede solo in battaglia. Allora, qui c'è qualcosa? No, va bene, ok. Allora, qui possiamo salvare? Sì, salviamo. Sempre sullo slot vuoto, ok. Ci vorrà qualche istante, ma io qua sono. Problemi non ce ne sono. Perfetto, ok. Abbiamo fatto altre 2 ore e mezza di gioco. Beh, ci sta, dai, ci sta. Comunque, domani continuiamo da qua e... penso che probabilmente streammo di pomeriggio, penso dopo pranzo, verso le 3, le 4, questo orario qui, e andiamo avanti fino a quando vogliamo, fondamentalmente. Non so se riesco, cioè andiamo avanti, vediamo come va la situazione, come quanti siamo, come va la chat, e ci organizziamo di volta in volta. Io, ragazzi, vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro una buona notte, spero che vi siate divertiti, spero che vi stia piacendo anche Final Fantasy VII Remake, così come sta piacendo a me, perché mi sta piacendo veramente 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 tanto. E per il resto niente, grazie a chi si è iscritto su YouTube, grazie a chi si è iscritto su Twitch, grazie a tutti in generale. Vi auguro buonanotte, vi saluto e ci vediamo domani. Bye bye!